Settore giovanile del Giuliano del Chiaro, si inizia questa nuova avventura quest'anno dopo il buon successo dello scorso anno. Sì, esatto, siamo molto soddisfatti di come è andata la passata stagione, ripartiamo con un grandissimo entusiasmo, pieno di collaboratori nuovi e soprattutto molto preparati per stare con i bimbi, che poi è quella cosa importante. E, niente, abbiamo avuto molte nuove iscrizioni e questo ci spinge a migliorare ancora di più. E niente, è già da 2 settimane che siamo partiti e adesso vedremo come cercare di migliorare ulteriormente questi bimbi. Fra i collaboratori, naturalmente Michael Benassi, e educazione, rispetto e innanzitutto fare gruppo per questi giovani per poi inserirli nel futuro anche eventuali calciatori. Sì, prima di tutto viene quello, l'educazione, il saper stare in un gruppo insieme, perché è quello, è un divertimento il calcio e non ci devono essere pressioni, loro devono ir qua, divertirsi in maniera adeguata, ma noi abbiamo gli istruttori apposta per questo, che sono molto preparati nel dare questo tipo di educazione calcistica e niente, poi il futuro, quello dipende sempre dal bambino, ma ora è anche presto dirlo, loro devono venire qua, stare bene, e crearsi delle amicizie, avere un rapporto con gli allenatori, con i coordinatori di rispetto e amicizia. L'importante è quello, noi il nostro spirito è quello che vengono qua per divertirsi e star bene. Poi dopo le cose vengono da sole. Ok, Leonardo, naturalmente sacrificio da parte dei genitori, ma anche da parte vostra, perché insomma un bel gruppo di ragazzi, ognuno con la propria carattere, un po' tutto, quindi diciamo siete dei professori a livello proprio di educativo. Sì, quello sicuramente, anche se come è già negli altri paesi europei, piano piano anche in Italia arriveremo proprio a far questo di lavoro, perché in altri paesi, nelle scuole calcio così, è proprio un vero e proprio lavoro e credo che ci arriveremo anche qua. E nel nord d'Italia hanno già cominciato, perché comunque sia è una grande responsabilità, ma ci vuole soprattutto una grande competenza, perché nel periodo dai 6 ai 12 anni il bambino è dove impara di più sotto il punto di vista tecnico e motorio. Infatti noi siamo anche molto chiari con i genitori, ci fa piacere se un bimbo viene qua, ma perché? Perché noi veramente puntiamo tanto sul punto di vista tecnico e motorio. Se invece abbiamo, perché purtroppo oggi viviamo un caso paradossale nel mondo della scuola calcio, dove i bambini, purtroppo a causa dei genitori, pensano che se uno vince, allora noi siamo l'incontrario. Se pensano che i loro bimbi devono vincere, ci sono altre scuole calcio. Noi abbiamo un grande dovere, che è formarli per poi quello che sarà il futuro. Futuro che è uno che va a fare un imbianchino, uno laureato, che però è pronto dal bagaglio calcistico. Michael, naturalmente abbiamo toccato argomento genitori e non è facile, diciamo, innanzitutto avere rapporto con i genitori, visto anche purtroppo lo scorso anno vicende purtroppo incresciose. E naturalmente sappiamo anche che la scuola calcio Giuliano del Chiaro su queste cose qui è abbastanza ferma. Sì, sì, noi siamo su questa cosa qui siamo stati chiari fin dall'inizio, che i bambini devono venire qua per divertirsi senza le pressioni dei genitori. I genitori, se vogliono assistere, devono guardare e vedere il suo bambino che gioca con altri bimbi in mezzo a un prato, come facevano una volta. E purtroppo ora a livello mediatico e televisivo creano magari dei falsi miti, dove la gente, i genitori pensano di avere un capitale in mano da sfruttare e magari non capiscono che il bimbo deve solo divertirsi, perché se il bimbo sta bene, si diverte, in qualsiasi maniera il risultato lo ottiene, che sia arrivare in Serie A o, come ha detto Leonardo prima, sia che fare l'imbianchino, perché il calcio ci sono mille dinamiche, mille situazioni e non è detto che uno, anche se è forte, arrivi. L'importante è che abbia sempre l'appoggio della famiglia, che quello è importante, perché la famiglia viene sempre prima di tutto, però ci deve essere anche una cosa da parte dei genitori, che
li lasci liberi, nel senso che li lascio divertire, venga qua senza pensieri, che loro siano sereni di venire a giocare a calcio. Ok, grazie innanzitutto e buon lavoro. Grazie a voi.